Non c'erano le condizioni meteo per affrontare quell'escursione. I bollettini parlavano chiaro e per la morte dei due romani che ieri hanno perso la vita sul Gran Sasso non si può parlare di tragica fatalità. È quanto sostengono i soccorritori e gli esperti riguardo la morte della 35enne Francesca Lera e del 48enne Franco Mataloni. Con la neve fresca, scarsa visibilità per la nebbia e il vento a 130 km/h, affrontare il sentiero estivo di Campo Imperatore in direzione del Corno Grande è stata un'imprudenza. Lei conosceva le vittime, erano vostri iscritti? Sì, due erano soci da qualche mese, da luglio, e mentre Franco da qualche anno e recentemente era anche diventato direttore di gita. Il che significa che la sezione gli permetteva di accompagnare persone in escursioni estive, quindi non su neve e su percorsi tecnicamente facili. L'incidente che c'è stato al Gran Sasso, devo dire che le condizioni meteo potevano essere un sufficiente motivo di allarme per non andare, anche non avendo alcuna conoscenza di neve e valanghe. E siamo stupiti anche noi del fatto che invece i nostri amici abbiano deciso di provare. Il pericolo delle slavine continua in Abruzzo. Un consiglio, un invito alla prudenza a tutti. Ma muoversi solamente se si è in grado non tanto di leggere i bollettini delle valanghe, ma se si è in grado di riconoscere anche sul luogo le situazioni di pericolo. Se si intende essere accompagnati da persone qualificate su terreni particolarmente delicati, come può essere l'ambiente invernale, rivolgersi a guide alpine. Oltre 140.000 visitatori per la mostra Michelangelo Architetto a Roma. Per questo motivo l'esposizione allestita a Palazzo Caffarelli in Campidoglio è stata prorogata fino al 21 febbraio. Inoltre, da oggi una serie di postazioni computerizzate mostreranno le ricostruzioni multimediali in 3D dei progetti di Michelangelo su Portapia, una delle ultime imprese del maestro nella capitale. Una passeggiata virtuale alla scoperta degli schizzi michelangioleschi che non videro mai la luce. Portapia è questa porta da cui parte la via Nomentana, Portapia che ha due date sostanzialmente, la parte michelangiolesca e poi la parte dell'Ottocento, quindi Michelangelo da una parte e Vespignani dall'altra, per fare in modo che questa porta, che peraltro è una porta legata alla storia del Risorgimento, dal Rinascimento di Michelangelo si arriva al Risorgimento perché è la porta che il 20 settembre del 1870 ha decretato l'ingresso di Roma come capitale d'Italia. Ad accompagnare i visitatori ci sarà anche una guida su carta. Il libro, pubblicato proprio in occasione della mostra romana, vuole richiamare l'attenzione del pubblico anche sulle opere del maestro fiorentino considerate minori. È durata poco la prima udienza del processo per il delitto di Simonetta Cesaroni nell'aula bunker del carcere di Rebibbia, l'unico imputato, Raniero Busco, ex fidanzato della ragazza. Un paio d'ore il processo è stato rinviato al prossimo 16 febbraio, a quasi 20 anni da quel 7 agosto del 90, quando Simonetta fu trovata senza vita e seminuda nell'appartamento di via Poma 2. I giudici della terza corte d'assise, presieduta da Evelina Canale, cercheranno di risolvere il mistero che per due decenni ha riempito le cronache tra indagini e colpi di scena, contro l'imputato i risultati di diverse consulenze, ultima quella sulla compatibilità dell'arcata dentaria di Busco con il segno di un morso trovato sul corpetto che indossava la Cesaroni, riscontro che costò all'uomo, oggi 44enne, sposato con due figlie, meccanico per ADR a Fiumicino, il rinvio a giudizio lo scorso 9 novembre. Busco era stato già iscritto nel registro degli indagati nel settembre del 2007, dopo l'esito di una consulenza sullo stesso corpetto sul quale fu trovata una traccia genetica estratta dalla saliva, riconducibile proprio a lui, presenza giustificata all'epoca con alcune effusioni che si sarebbe scambiato con la ragazza la sera prima del delitto. E c'è anche un terzo elemento, una traccia di sangue sulla porta dell'appartamento di via Poma. Il DNA è presente in percentuale molto bassa per essere certi della compatibilità, ma i test hanno escluso l'appartenenza del codice genetico a tutti gli altri personaggi che negli anni sono stati coinvolti nell'inchiesta. Questa mattina non erano presenti in aula la mamma della ragazza, Anna Di Giambattista, e la sorella Paola, che si sono costituite parte civile, così come il comune, richiesta accettata dai giudici. Accanto a Busco invece la moglie, mio marito è innocente, ha detto: non abbiamo nulla da nascondere.